Buongiorno a tutti, mi chiamo Valeria Boissier e sono Animal Communicator da più di 15 anni. Ho pensato di scrivere questo libro per far conoscere meglio questa tecnica che è molto utile e attraverso delle storie vorrei raccontarvi come può aiutare questa tecnica in varie situazioni e in varie modalità. Allora, fra le storie che vi voglio raccontare c'è la storia di questa Alana cucciola che è nata con una gravissima malattia che si chiama megaesofago. Non è stata curata, non è stata seguita e quindi si è ammalata sempre di più, è stata molto molto male ed è stata accolta in questa nuova famiglia che l'hanno curata, seguita, è stata integrata al gruppo dei cani che gli hanno insegnato com'è la vita, come affrontare le varie situazioni, come comportarsi bene. Molto bello è stato per lei questa introduzione in questa nuova famiglia e con questa malattia ha dovuto imparare a muoversi in un certo modo, mangiare in un certo modo soprattutto e questo ha fatto sì che è riuscita a riprendersi e a stare meglio. Sempre una malattia grossa che l'accompagnerà tutta la sua vita, però perlomeno è gestibile ora e lei ha una qualità di vita. Lei in questa famiglia è cresciuta ed è arrivata ai 5 mesi. Ai 5 mesi si è fatta una rottura spontanea e questo per lei è stato grave perché anche nella postura, nel mangiare, gli creava delle difficoltà. Ma quello che più è stato complicato per lei è la parte psicologica. Perché nella prima dove è nata si è sentita rifiutata, per la sua malattia, no? Non è stata curata, non è stata seguita e quando lei si è rotta questa cosa, questa zampa, per lei è stato molto difficile ed è tornata indietro, quelle cose che sapeva fare non le faceva più, tipo fare i bisogni fuori, chiedere quando uscire, era triste, era mogia. Era tornata indietro, anche più timida, insomma un momento difficile per lei, quindi la sua persona mi ha chiesto di parlarle e parlando con lei ho sentito che era molto preoccupata che fosse rifiutata come era stata rifiutata nella prima famiglia perché creava problemi, quindi ho chiesto alla sua persona di spiegarmi cosa potevo dire e far vedere alla cagnolina in modo che riprendesse fiducia in se stessa. Quindi gli è stato confermato che questa era una famiglia definitiva per lei, che lei sarebbe rimasta accolta e che l'amavano tantissimo e che l'unica cosa che volevano è dargli una qualità di vita e godersi la sua presenza e la sua gioia. È stato molto interessante perché dopo la sera stessa ha ricominciato a essere più serena, ha ricominciato a chiedere per uscire a fare i bisogni e non ha mai più sporcato in casa, quindi per lei era veramente importante essere rassicurata. Invece vi volevo raccontare un'altra storia di una cagnolina, una labrador nera, che a un certo punto ha cominciato a cambiare, ha cambiato comportamento, modalità di fare, di relazionarsi con le sue persone, girava su se stessa, andava a cercare il buio, brontolava gli altri cani, insomma dimostrava dei disagi, quindi le sue persone mi hanno chiesto di parlare con lei e di chiedere se loro facevano qualcosa che gli dava fastidio, se era successo qualche cosa o così. E in questi casi, quando c'è un animale che cambia comportamento già da adulto all'improvviso, vado sempre a guardare non soltanto se è un problema comportamentale, ma anche se è un problema fisico. E in effetti lei era più mogia, lei diceva che non si poteva più fidare del suo fisico e quello che sentivo principalmente quando ero dentro di lei era che aveva un gran mal di testa. Loro l'hanno portata a fare la TAC e hanno scoperto che aveva un tumore alla testa, al cervello e quindi si sono tranquillizzati che non erano loro e da lì in poi l'hanno curata al meglio che potevano nella situazione. Allora, Zarina è una labradorina che all'età di 4 anni ha fatto una cucciolata e i cuccioli sono nati e lei dopo poco
dopo 2 giorni non ha più voluto allattarli, si allontanava dai cuccioli e i cuccioli cominciavano a morire. Erano molto preoccupati, l'allevatrice e il suo compagno, e mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di comunicare con lei per vedere come mai aveva questi comportamenti. Sono andata a comunicare con lei e quello che sentivo quando ero dentro di lei è che lei non allattava perché sentiva che il latte era pesante per i cuccioli e che non li digerivano, ed è per quello, quindi ho detto secondo me c'è un problema lì. E l'allevatrice è stata molto brava perché ha creduto, poteva anche avere torto, però lei ha deciso di cambiare tutto, ha deciso di allattare i cuccioli a mano e di cambiare l'alimentazione alla labradorina, a Zarina. E Zarina ha cominciato a mangiare fresco, quindi carne cruda, verdure, frutte, queste cose qui, e dopo 3 giorni ha cominciato spontaneamente ad andare a allattare i suoi cuccioli e da lì in poi è andato molto meglio. È stato molto importante l'alimentazione in questo caso, non è sempre così, però invito veramente molto le persone a riflettere su quello che danno da mangiare ai loro cani, perché è veramente molto importante, può anche creare problemi comportamentali, quindi è importante sempre controllare con un veterinario che l'alimentazione sia giusta. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi ha dato la curiosità di andare a leggere questo libro. Per me questa tecnica mi ha completamente cambiato la vita e ho imparato a vedere gli animali sotto un altro aspetto. E spero che sarà la stessa cosa per voi.